Come scegliere un cioccolato fondente di qualità? Vediamolo insieme. La qualità del cioccolato dipende dalla materia prima e dal processo di lavorazione delle fave di cacao. Un buon cioccolato deve contenere in etichetta solo pasta di cacao, burro di cacao e zucchero in piccole quantità. Al primo posto in etichetta deve esserci la pasta di cacao, che deve essere superiore al 43% e ne determina l'aroma. Un buon cioccolato non dovrebbe avere grasse diverse dal burro di cacao, che deve essere in etichetta almeno del 28%. Avendo un costo elevato, spesso viene miscelato con altri grassi come l'olio di palma e il burro di karité, ma che alla fine abbassano notevolmente la qualità del prodotto finale. Dopo il burro di cacao troviamo lo zucchero, che deve avere una percentuale almeno dell'1%. Meglio scegliere un cioccolato che abbia poco zucchero anziché dolcificanti di sintesi. Inoltre, nella nostra valutazione dobbiamo considerare anche l'aspetto, la consistenza e il sapore. La tavoletta deve essere liscia e lucente, deve spezzarsi ma non sbriciolarsi. All'interno deve essere compatta ed omogenea e non devono comparire aloni biancastri sulla superficie. Il profumo deve essere intenso e gradevole, senza alcun sentore di rancido. Quanto al sapore, esso deve essere fine ed intenso. Un sapore eccessivamente acido, cotto o tostato non è un sintomo di buona qualità. Ed infine, in bocca deve avere una consistenza liscia ed omogenea, senza presentare dei grumi, a meno che non stiate degustando del cioccolato di Modica.